Benvenuti in un nuovo podcast e oggi parliamo un'altra volta di lavori, ma questa volta tocca ai pensionati, perciò lavori part-time per pensionati in Thailandia. La pensione non deve necessariamente significare la fine della tua carriera professionale, può essere l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, soprattutto se vieni qui in Thailandia. Con una varietà di opportunità part-time puoi trovare un ruolo adatto ai tuoi interessi, esperienze e stile di vita. Sia che tu voglia integrare la tua pensione, rimanere attivo o semplicemente amare il brivido di una nuova sfida, il mercato del lavoro thailandese offre qualcosa per ogni pensionato. Le opportunità sono tante, varie quante numerose, e vanno dai ruoli nelle vendite e nelle legale alla opportunità nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Quindi, se sei un pensionato in Thailandia e stai cercando un lavoro part-time, sei nel posto giusto. Immergiamoci nel mondo del lavoro post-pensionamento e scopriamo come sfruttare al massimo i tuoi anni d'oro. Prima di immergerti nel mondo dei lavori part-time per pensionati in Thailandia, assicurati di fare il punto sulle tue capacità uniche. Identifica le tue abilità trasferibili e apprendibili per massimizzare le tue opportunità. A questo punto mi vorrei anche scusare per il mio italiano non perfetto. Alla fine non ho mai studiato l'italiano. Bene, continuiamo allora con questo podcast. Identificazione delle tue competenze trasferibili. Parliamo di questo. Il primo passo è riconoscere le tue competenze esistenti. Quali competenze spendibili hai acquistato nella tua carriera? Forse sei un grande comunicatore o un eccellente risolutore di problemi. Ora è il momento di mettere in pratica queste competenze trasferibili. Ad esempio, se hai lavorato a lungo nel settore delle risorse umane, ora è il momento di mettere in pratica queste competenze trasferibili. Beh, perché queste competenze che tu hai potrebbero tradursi in posizioni part-time che richiedono valutazione e sviluppo delle strutture salariali. È utile tenere d'occhio le tue capacità, sia che tu sia interessato ad aree come le vendite o che tu sia interessato a semplicemente lavori tecnici. Naturalmente non è mai troppo tardi per imparare e svilupparsi. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, quindi perché non crescere con esso? Supponiamo di scoprire un lavoro part-time interessante che richiede una conoscenza dei programmi SAP, quindi potresti potenzialmente seguire brevi corsi per apprendere queste competenze e aprirti a un mercato del lavoro completamente nuovo. Oppure stai considerando un lavoro part-time nel settore della tecnologia delle informazioni e della comunicazione, dove la conoscenza dell'automazione ibrida del QA con TypeScript sarebbe un vantaggio. L'acquisizione di queste nuove competenze migliorerà notevolmente le tue prospettive di lavoro, come dimostrato dagli annunci di lavori pubblicati nei giornali in Thailandia. Poi rinfrescare il tuo curriculum come pensionato in Thailandia alla ricerca di un lavoro part-time può fare una grande differenza per ottenere una posizione favorevole. Cambiamenti mirati su misura per le posizioni a tempo parziale non solo rafforzeranno le vostre candidature, ma anche la vostra impressione sui potenziali datori di lavoro. I settori con elevata domanda di lavoratori part-time, parliamo di questo ora. Attualmente in Thailandia c'è una forte domanda di lavoratori part-time in diversi settori. Ad esempio, c'è molta domanda nel settore delle vendite, in particolare per posizioni come lo sviluppo di nuove attività. Le aziende spesso cercano persone con esperienza e numerosi contatti che le aiutano a sviluppare e implementare strategie di vendite efficaci, cioè che forse è ancora più interessante per i pensionati
ci sono molte opportunità di lavoro anche nel campo della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione. Sono spesso disponibili posizioni come quella del consulente del supporto tecnico e, anche se non hai esperienza tecnica, come pensionato, queste aziende spesso forniscono la formazione necessaria. Quando si cercano lavoratori part-time, è altrettanto importante essere consapevoli degli aspetti legali in Thailandia. Come pensionato dovresti assolutamente informarti sui permessi di lavori necessari, poiché questi variano a secondo del tipo e della durata del lavoro. Inoltre, è fondamentale comprendere le implicazioni fiscali del proprio reddito. Si consiglia pertanto di consultare un professionista legale per assicurarsi di non violare accidentalmente alcune leggi che potrebbe comportare deportazione o sanzioni. Esiste una vasta gamma di opportunità per i pensionati nel mercato del lavoro part-time thailandese. Se combini la tua esperienza esistente con il coraggio di apprendere e adattarti, avrai numerose opportunità in varie aree. Allo stesso tempo è importante conoscere il quadro giuridico per poter prendere una decisione informata. La chiave è avvicinarsi a questo campo con una mente aperta, una volontà di imparare e un sano rispetto per la legge locale. Ricorda che ricerca di lavoro di successo è un viaggio, spesso pieno di lezioni e risultati gratificanti. I migliori consigli per rimanere mentalmente sani anche in pensione includono rimanere socialmente attivi, perseguire hobby, mantenere una routine, fare esercizio regolarmente e continuare a apprendere nuove competenze. Anche fare volontariato e mantenere rapporti con le persone a te vicine può aumentare. Significamente il benessere psicologico in questa fase della vita. Bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast. Spero di averti aiutato con un nuovo episodio come trovare lavoro qui in Thailandia. Grazie mille per il tuo ascolto e per il tuo tempo dedicato a questo tema. Un caro saluto da Nico Stino.
segui i consigli di Nicozilla, un amico prezioso. Inizia il tuo viaggio verso la felicità con Nicozilla e la Thailandia, un'opportunità che non apprezzo. Conquistare dalla bellezza thailandese e segui i consigli di Nicozilla, un amico prezioso. Inizia il tuo viaggio verso la felicità con Nicozilla e la Thailandia, un'opportunità che non apprezzo.